Presidente di Union Camere Gian Domenico Auricchio, allora dati positivi, parliamo di un trend di crescita, a suo avviso siamo il peggio alle spalle oppure c'è da ancora da essere moderatamente cauti? Moderatamente cauti sempre sì, però credo che la crisi sia sostanzialmente archiviata. Lo vedono, lo testimoniano i numeri. La produzione industriale è cresciuta di oltre il 5% nel 2017, per l'esattezza 5,2. Ricordo che l'anno precedente, nel 2016, era cresciuta soltanto dell'1,2%. Ormai i dati, siamo arrivati come produzione industriale ai dati pre-crisi. Quindi dopo 8 anni la Lombardia, l'industria lombarda ha veramente cancellato 8 anni di crisi. Certo, gli ordini esteri continuano a tirare, sono cresciuti in maniera molto significativa, ma in maniera significativa sono finalmente cresciuti anche gli ordini interni. Uno dei fattori che ha penalizzato le imprese lombarde, sia industriali che artigiane, negli ultimi anni è stata proprio la mancata crescita degli ordinativi interni, mentre hanno sempre, grazie a Dio, data soddisfazione quelli esteri. Oggi finalmente tutti i dati e di tutti settori stanno dando soddisfazione. Ecco, io credo che questo sia il risultato di una capacità delle imprese lombarde di fare prodotti di eccellenza e quindi prodotti che possono incontrare il favore del mercato non solo interno, come dicevo, ma anche estero. Indubbiamente però come Presidente di Union Camere vorrei rivendicare anche agli enti Regione Lombardia e alle Camere di Commercio Lombarde di essere stati in questi anni a fianco delle imprese lombarde. Provi a pensare che sono stati distribuiti dall'accordo tra Regione Lombardia e Union Camere circa 800 milioni di euro negli anni della crisi ad oggi alle imprese lombarde, soprattutto a quelle piccole e piccolissime. Ecco, io credo che se la Lombardia si è ripresa prima di altre regioni italiane o se ha sentito meno la crisi è proprio dovuta a questo duplice connubio, grande capacità degli imprenditori e grande capacità delle istituzioni, ripeto, Camere di Commercio e Regione Lombardia, di venire incontro a quelle che sono le esigenze delle imprese. E questo anche l'auspicio, visto che come lei sa tra 15 giorni ci saranno poco meno di un mese, ci saranno le elezioni sia nazionali che regionali, che è quello che abbiamo chiesto a fianco degli amici Massetti e Bonometti, presidente degli artigiani e dell'industria, abbiamo chiesto all'unisono a Regione di continuare e migliorare la strada che è stata consolidata in questi anni. Devo dare atto a Regione Lombardia di avere ben operato in questi anni nei confronti del sistema economico lombardo. Ecco, il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, ha proprio accennato alla possibilità di fare sistema fra Confindustria e anche gli altri agenti economici operanti sul territorio. Ecco, Union Camere come si muoverà nei prossimi mesi? Ma Union Camere è nel DNA, è nella essenza stessa di una Camera di Commercio o di Union Camere fare sistema con l'altro mondo associativo. Non nascondo che mi ha fatto molto piacere sentire dal neopresidente di Confindustria Lombardia un richiamo al fare squadra, incominciare dagli amici artigiani che sono la spina dorsale dell'imprenditoria lombarda. Quindi come Union Camere o come sistema camerale noi ci siamo, anche perché riteniamo che fare sistema sia l'unico modo per poter affrontare in maniera seria, forte, la sfida. Come dicevamo all'inizio, la crisi è archiviata, ma non bisogna abbassare la guardia, perché purtroppo viviamo in un mondo globalizzato e veloce e quindi non voglio neanche pensarci, ma dobbiamo fare di tutto per evitare che ci possano essere altri momenti di difficoltà per le imprese lombarde, magari che possono toccare o alcuni settori o alcune o le aziende più piccole, meno strutturate, meno portate all'Expo. Quindi grande attenzione, ma anche grande disponibilità a fare squadra e sistema.